L'idea alla base del centro è sempre stata quella di raggruppare una serie di artigiani, di piccole imprese che erano sul territorio di Cavaria e limitrofi, per potergli dare un supporto, che naturalmente prima non c'era, un supporto logistico innanzitutto, che ha permesso poi negli anni di potersi sviluppare e quindi di avere anche un successo non solo sul territorio italiano ma anche addirittura sul territorio internazionale e mondiale. Sono state qui da noi delegazioni da tutta Europa a vedere questa iniziativa, se vogliamo dire come chicca proprio orientale. Abbiamo avuto anche una delegazione con un ministro giapponese, anzi a dire la verità era una signora. L'iniziativa che è nata all'origine era quella di supportarci, di avere un supporto di insieme. Queste aziende che erano piccole, quasi sconosciute, messe insieme sono diventate una realtà importante e quindi questo ha stupito gli altri, perché non è che ce ne sono molti di queste. E noi, nonostante oggi siamo a festeggiare quest'anno il 30°, questa realtà tuttora persiste e tuttora è con addirittura una nuova generazione, perché non è più la mia generazione ma la generazione dei miei figli e dei figli dei miei amici, soci che erano di tutto questo gruppo, che però stanno andando avanti con lo spirito che era quello iniziale della collaborazione e dello stare insieme in un contesto piccolo industriale ma che comunque è importante. Allora, i servizi che già fin da allora erano importanti primari era una mensa. Altro discorso importante è stato che uno sportello della Banca Popolare di Milano, che è stato il nostro sponsor numero uno, che ci ha lasciato e c'ha tuttora uno sportello bancario che noi utilizziamo e che naturalmente viene utilizzato anche da terzi esterni. Un altro servizio importante, un centro medico che ci permette di poter effettuare le visite mediche periodiche che sono ormai di routine. Un ringraziamento speciale, particolare, all'Associazione Artigiani, che fin dall'inizio ha creduto in questa iniziativa, ci ha sostenuto e ci ha dato la possibilità di andare avanti e quindi di continuare, e tutto questo ormai da 30 anni, su questo percorso, che non è stato tutto molto semplice, però insomma ci ha dato anche tante soddisfazioni.